Buonasera a tutti, aspettiamo che qualcuno si colleghi, sempre che si colleghi qualcuno. E stasera parleremo di vampiri e sfateremo un po' di miti. Ho spento le luci proprio per questa ragione, per creare un'atmosfera più, diciamo così, più vampirica, più oscura. Beh, in realtà è uno dei tanti tentativi che facciamo per vedere di migliorare le nostre dirette. C'è una persona, ciao chiunque tu sia, vediamo un po'. Ciao Giuseppe, e niente, parleremo di un libro stasera che tu conosci bene, ossia questo libro di Don Webb, Energy Magic of the Vampire. Perché questa scelta? Beh, perché noi, come sapete, abbiamo fatto uscire con Hecate Edizioni Akkaru, Magia Vampirica di Michael W. Ford, che ha all'interno dell'Ordine del Fosforo anche un ordine vampirico, The Order of the Black Dragon, ossia l'Ordine del Drago Nero. Quindi mi è stato chiesto di fare una comparazione, e beh, sugli aspetti magici e rituali, francamente non posso farla perché sono segreti e li lascio alla vostra ricerca. Però sì, posso farlo sui testi che sono a nostra disposizione. E questo testo, che vi raccomando, è un ottimo metodo, un altro metodo secondo quello del te secondo il tempio di Set, magico, per praticare la via vampirica sempre quando voi siate, diciamo così, portati naturalmente per questo tipo di attività. Ma che cos'è il vampirismo? Ebbene, entriamo nel vivo del discorso, perché è necessario chiarire molti stereotipi e molti luoghi comuni al riguardo, anche molti di essi generati dai mass media. Allora, abbiamo parlato di Don Webb e del Tempio di Set giovedì scorso, quindi non mi dilungherò oltre. Basti citare appunto che anche il Tempio di Set, come la Church of Satan, come vi ho detto, l'Ordine del Drago, che è un subordine dell'Ordine del Fosforo, hanno lavorato con il paradigma del vampiro. E questo libro tratta appunto di questi lavori nel caso del Tempio di Set. Entriamo nello specifico di quest'opera che per chi è interessato al vampirismo è essenziale. Che cos'è il vampirismo? Innanzitutto, che cosa non è? E che cosa non è si capisce sin dalla prima pagina. Naturalmente, come in tutti i libri di questo genere, trovate un disclaimer. Noi ne abbiamo messi ben due nell'edizione italiana di Akkaru, Magia Vampirica. Questo disclaimer, fatto da parte dell'autore e dell'editore, specifica che questo libro non è, questo testo è diretto ad un pubblico adulto e sano di mente e fisicamente sano. Non è un libro sul feticismo del sangue, e in questo è esattamente la stessa cosa di Akkaru Magia Vampirica. Il vampirismo magico rituale non ha niente a che vedere con il feticismo del sangue. 2 anni fa, infatti, in occasione della prima edizione italiana, ho fatto un video che è sul nostro canale YouTube e vi consiglio di rivederlo per confrontare anche i due sistemi magici, per quanto in questa sede sia impossibile approfondire più di tanto. Questo genere di disclaimer è necessario perché spesso si tende a creare una gran confusione riguardo al fenomeno del vampirismo esoterico, confondendo pratiche che hanno ben poco o nulla a che vedere con il vampirismo energetico. Ora io
Ragazzi, comprendo alla perfezione che parlare di psicopatici e di fenomeni da baraccone, di ogni genere e categoria, generi visualizzazioni e quindi in certi casi per alcuni anche un beneficio economico, no? Ma è necessario stare molto attenti a non confondere i due argomenti perché sono completamente diversi. Confondendoli si genera una confusione che può essere anche pericolosa e tanti luoghi comuni negli spettatori. Il vampirismo non ha a che vedere con il feticismo del sangue. Ora, come nel caso di Accaro Magia Vampirica, anche questo libro non incita alcuna attività illegale. E in nessuna delle operazioni che vengono descritte in esso si consiglia o si incita all'uso di erbe o droghe, siano esse legali o illegali. E, intanto io, oh, siamo 11, che bello! Siamo già 11 persone, e quindi di conseguenza non ha senso cercare di fare una correlazione tra le due cose, il vampirismo, rituale energetico che si basa appunto sullo scambio di energie con il feticismo del sangue. Sono due cose completamente diverse. Detto questo, anche in questo caso, non si incita nemmeno ad attività, illegali di nessun tipo. E tra l'altro si specifica anche che se volete entrare a far parte del subordine del Tempio di Set dell'Ordine del Vampiro, non è sufficiente leggere questo libro, come non è sufficiente leggere Accaro per dichiararsi esperti e far parte dell'Ordine del Drago Nero. Per quanto riguarda l'Ordine del Vampiro del Tempio di Set, è necessario seguire uno specifico iter, tal quale accade in qualsiasi ordine, quindi anche nell'ordine di Michael Ford o accadeva ai tempi della Church of Satan con il Tempio del Vampiro. E c'è uno specifico iter da seguire e per conoscerlo informatevi sui siti ufficiali dei vari ordini e man mano che avanzerete nel percorso, se deciderete di intraprenderlo, allora capirete, anche se ve lo spiegherò più avanti, più o meno qual è il tipo di procedura a seguire. Ora, per capire meglio questo tipo di procedura e per capire chi si adatta o meno a lavorare con il paradigma del vampiro, è necessario, o magari può essere utile e divertente, ricorrere la storia di Don Webb stesso, perché in questo troverete molti punti in comune, soprattutto coloro che sono interessati al vampirismo, con la vostra esperienza, soltanto che riportata magari in una generazione diversa. Ora, Don Webb è cresciuto negli anni 60. E ha incontrato l'archetipo del vampiro grazie a una serie televisiva chiamata Dark Shadows. Ora, questo fenomeno in realtà è molto comune e anche voi ne siete stati protagonisti, esattamente come me. Vi faccio un esempio. Per esempio, quelli della mia generazione, per esempio, forse molto probabilmente hanno scoperto l'archetipo del vampiro grazie al film di Francis Ford Coppola, Dracula di Bram Stoker, che ha un'estetica molto bella, senza dubbio, secondo il mio punto di vista, anche se relativamente poco, accorde con quella che era realmente la contestualizzazione del romanzo. Ma non è di questo che voglio parlarvi. Beh, per esempio, quelli della generazione successiva invece probabilmente sono rimasti affascinati da tutta la saga di Twilight, per quanto a me sinceramente mi sembra impossibile, però sono cose che succedono anche queste.
no, vabbè, scherzi a parte, la generazione successiva probabilmente è rimasta attratta dal mito del vampiro grazie a questa saga. Poi, che cosa succede? Quelli che come me sono rimasti talmente affascinati da approfondire ulteriormente avranno poi scoperto il Nosferatu, o meglio ancora Vampire di Dreyer, che sono vere e proprie opere esoteriche oltre che opere d'arte. E è interessante notare, infatti, come l'archetipo del vampiro, e vi lascio, non voglio dare una riflessione mia o un giudizio su questo, ma se ci fate caso, l'archetipo del vampiro nel secolo, nell'ultimo secolo, si è trasformato progressivamente, rendendosi sempre più familiare e rassicurante. Ma non è che voglio dilungarmi troppo su riflessioni cinematografiche, anche per quanto, seppur vi sembra impossibile, questo libro contiene alcuna serie di consigli riguardo alla visione di alcuni lungometraggi o cortometraggi, opere riguardo al vampiro, che sono considerati un vero e proprio strumento iniziatico, e vedremo a seguire perché. Ora, non è difficile, vediamo un po' se... dopo, siamo a 15, salve ragazzi, vediamo, saluto. Buonasera, buonasera Laura, buonasera Cristian, Giuseppe, Emanuele, grazie a tutti per seguirmi questa sera. Bene, dicevamo, non è difficile rimanere affascinati dalla figura del vampiro, perché alla fine si tratta di persone qualsiasi, o più o meno qualsiasi, che si trasformano in veri e propri antieroi, dotati di una grande influenza su uomini e donne, sia dal punto di vista di un grande carisma, di un grande fascino, sia anche dal punto di vista sentimentale o sessuale. Ma allo stesso tempo sono anche maghi con abilità ritualistiche, e quindi è innegabile che il vampiro sia uno stimolo per l'immaginazione. Ma torniamo al nostro Don Webb negli anni 60. E a questo punto è molto interessante perché era al college quando iniziò la sua avventura magica e lesse La colpa è di Carlos Castaneda. Bisogna, diciamo così, la colpa. La ragione è di Carlos, fu la lettura di una serie di libri di Carlos Castaneda, un autore che al di là di qualsiasi sostanza stupefacente del suo uso, anch'io ho trovato molto illuminante dal mio punto di vista iniziatico. L'ho letto intorno ai 25 anni, quando, no, 24 per la precisione, quando vivevo in Spagna, prima di decidermi proprio per questa ragione, a radice della lettura dei testi di un testo, in particolar modo che è Viaje a Ixtlán, ovvero Viaggio a Ixtlán, di visitare prima il Messico e poi il resto della Latina America. Allora, che cosa successe? La ricerca di Don Webb si arrestò perché a un certo punto fu talmente preso dal suo percorso, da questo autore e dalle droghe che consigliava, tra l'altro, che fu costretto a interrompere il college. E questo fu un cambiamento, questo fallimento esistenziale portò a un peggioramento delle sue condizioni dovute di vita. Ed è ovvio perché, ragazzi, in effetti vivere in un campus universitario americano è un'esperienza incredibile, cioè almeno per un europeo probabilmente non si riesce nemmeno a immaginare. Almeno io a 15 anni, quando partì per Los Angeles per soggiornare un periodo nella Pepperdine University di Malibu, non mi sarei mai immaginata che si potesse avere a disposizione in un ambiente sicuro e protetto tutta una così gran serie di facilitazioni, corsi, strutture impeccabili e perfette da ogni punto di vista del mantenimento. Cioè, per noi, per chi è stato nell'università italiana, è tipo qualcosa tipo
E un altro mondo, per quanto la nostra formazione sia molto buona e valida, questo parlando di struttura in sé. La vita, insomma, di Don Webb cambia radicalmente e dopo un periodo dove aver apparentemente perso questa incredibile opportunità, decide lì per lì quasi quasi di mollare la magia per sempre. Se non che si trasferisce a Austin in Texas e le sue inquietudini non finiscono lì. Quindi in realtà stava cercando un maestro che non avesse le tipiche caratteristiche dell'occultista americano un po' hippie degli anni 60, e lo trovò durante la visione di questi talk show dove interveniva Aquino. Dopo un po' un periodo di tempo di riflessione, scrisse una lettera ad Aquino, scoprì che Aquino aveva una laurea. E fu grazie a questo show televisivo che in seguito iniziò una corrispondenza con lui per finire poi per unirsi al tempio di Set nell'89. Ora, come già vi avevo accennato nel precedente video, il tempio di Set è composto di 6 gradi: Setiano, Adepto, Sacerdote, Sacerdotessa, Magister, Magistra, Magus, Maga e Ipsissimus o Ipsissima. Ora, in questo è simile come nel caso del top, cioè dell'ordine del fosforo, e a partire dal secondo grado si può decidere di entrare a far parte di un subordine. Che cos'è un subordine? Un subordine è un ramo specifico che tratta un tipo specifico di magia e di un certo tipo. Ora, durante il primo grado, anche nel tempio di Set, vengono apprese le basi filosofiche e magiche necessarie. Nel caso del tempio di Set, ovviamente, sono le basi della filosofia setiana. Al termine si devono dimostrare le competenze magiche adeguate. Ora, come vi ho detto, una volta l'anno i setiani si incontrano in un conclave e durante il suo percorso è qui che finalmente Don Webb entra in contatto, conosce il vampirismo. Il vampirismo per quello che realmente è. Ora, che cosa succede? La responsabile del suo gruppo con il quale lavorava faceva parte dell'ordine vampirico, quindi entra a conoscenza dell'esistenza di questo subordine attraverso di lei, che insegnava le basi dello scambio energetico tra individui. Ora, Webb era molto interessato e quindi fu iniziato da lei all'ordine del vampiro. E la sua iniziazione fu del tutto incruenta e priva di sangue. Questo è molto importante perché ora io non voglio parlarvi della mia, però è uguale. Allora, la responsabile non è uguale all'iniziazione, però è da sottolineare il fatto che sia priva di sangue. Parlando della sua esperienza, che racconta appunto in questo libro, la responsabile dell'ordine del vampiro si limitò a sottrarre loro delle energie tramite una serie di tecniche e poi in seguito a renderle loro, ai legittimi proprietari, insomma, a rendergli la loro energia. E ora, come è iniziato un ordine vampirico, appunto voglio confermare che gli insegnamenti si basano sullo scambio energetico. E per esempio nel nostro caso magari su un utilizzo pressoché assente di sangue, se non nei casi per esempio di qualche invocazione dove magari una sola goccia di sangue, magari mestruale, svolge perfettamente il suo compito. Quindi allora in nessuno dei due casi stiamo parlando di un club di autolesionisti, ma bensì il contrario, visto e considerato che il vampirismo, sì, alcune persone praticano vampirismo per aumentare i loro livelli energetici. Vediamo un po' se c'è qualche intervento, qualcuno dice qualcosa. Ah, salve, segmento. Ciao, Shambhala Re.
E Sacred ha molto a che vedere effettivamente. Sto riferendo a un articolo che ho scritto per l'Ordine circa un mese e mezzo fa. Ma torniamo al nostro web. Ha questa iniziazione grazie alla responsabile del suo gruppo e il suo percorso nel vampirismo rimane lì. Conosce le basi dello scambio energetico, però non va oltre. Proprio in quel momento impara, diciamo, la struttura interna dei subordini del tempio di Set, perché è nel secondo grado, e nel secondo grado, tra le tante altre cose, ci si dedica appunto a apprendere anche la struttura dell'ordine. In seguito, Don Webb partecipò al suo primo conclave, e qui è molto divertente perché si sentì letteralmente tagliato fuori dall'ordine vampirico, perché per qualche strana ragione poi avrebbe compreso che aveva tutte le carte in regola, se non di più. Ma in buona sostanza conosce una modella che probabilmente, dice lui, avesse posato per Playboy. Ora, se dà il caso, poi in realtà avesse posato per Penthouse. E c'è cioè, molto È molto curioso, io qui voglio spezzare una lancia a favore dell'intelligenza delle colignette di Playboy, visto e considerato che io sono stata una di loro e che la mia intelligenza è del tutto normale. Quindi di conseguenza che questo non crei uno stereotipo al riguardo. Anzi, lo stereotipo fu subito abbattuto dall'esperienza di Don Webb, che nel frattempo scoprì che questa signorina, oltre a essere una donna bella, attraente, eccetera, non era affatto stupida. Infatti la conignetta di Playboy in questione stava anche studiando per raggiungere poi, tra una foto di nudo e l'altra, si stava laureando in ingegneria biomedica, all'università, tra l'altro, per niente, insomma, del tutto rispettabile, diciamo. E questa ragazza faceva parte dell'ambito dell'ordine vampirico. E come tutti i membri dell'ordine vampirico setiano, aveva un'ottima presenza fisica, o in alternativa, o entrambe le cose, era molto carismatica, cioè riusciva ad attrarre l'attenzione altrui. Attenzione, le due cose non debbono coincidere necessariamente. Il forte carisma non è necessariamente legato a una bella presenza fisica, però fatto sta che il povero Don Webb a un certo punto si sente tagliato fuori dai giochi in questo momento, perché in quel momento era sovrappeso e era stato appena cacciato dal college, insomma, l'aveva di tutte, mentre invece vedeva questi individui caratterizzati dalla capacità di trasmettere molte più energie della media delle persone, se volevano, quando volevano. Alla fine, infatti, non sentendosi adeguato, Don Webb sceglie l'ordine del trapezoide, che era diretto al tempo da Stephen Flowers. Segue il metodo di Flowers, che consisteva sostanzialmente in una solida formazione accademica, accompagnata naturalmente anche dall'aspetto magico, ma da sottolineare era fondamentale una solida formazione accademica, e questo è un passo importante, perché notate come il corso degli eventi riporta Don Webb verso il coltivare l'aspetto intellettuale. Vabbè, che nel frattempo perde anche i chili che aveva in eccesso, ma questo è un altro discorso. Allora, quell'anno stesso Don Webb diviene sacerdote, l'anno in cui al successivo conclave scopre che anche Aquino era un fan della stessa serie televisiva sui vampiri Dark Shadows e l'amava molto. E niente, anche questa coincidenza fa in modo che questa inquietudine riguardo al vampirismo rimanga dentro di lui. Niente, in buona sostanza, finale diviene sacerdote, scrive il suo libro The Seven Faces of Darkness e finalmente decide di tornare anche al college.
Quindi risistema nel frattempo la sua vita. Vedete come questo periodo è un periodo preparatorio alla sua successiva entrata nell'ordine del vampiro. Grazie allo studio di Seth e alla sua forza, Xepher, dal suo punto di vista, Webb, che lavora in questo tempo per approfondirne tutti gli aspetti, diviene infine Magus. E dietro richiesta di Aquino, anche sommo sacerdote del Tempio di Set. In questo ruolo, su consiglio di Lilith Aquino, la magistra, Webb si dedica all'insegnamento del significato della forza di Set, Xepher, all'interno dell'ordine vampirico. Quindi Don Webb entra nell'ordine vampirico proprio grazie a Lilith Aquino, che poi nei mesi successivi soffre una sorta di crisi spirituale che poi è quasi funzionale al percorso iniziatico, ma non voglio dilungarmi in questo. Quindi alla fine che cosa succede? È un percorso di riscoperta di sé quello che fa Don Webb, perché potenzialmente aveva tutte le caratteristiche necessarie per entrare nell'ordine vampirico, soltanto che era un embrionale, doveva riprendere il suo lavoro intellettuale e doveva riprendere quella che era, doveva. Avrebbe, per rientrare nell'idea che si era formato dell'ordine vampirico quando partecipò al primo conclave, appunto, avrebbe dovuto riprendere un po' anche per questioni di salute la sua forma fisica. Cosa che effettivamente fa. Quindi c'è un miglioramento notevole della sua vita sotto tutti i punti di vista, spronato da questa voglia, da questa inquietudine di entrare a far parte dell'ordine vampirico. Vediamo un po'. Salve a tutti. Ah, Alessandro, grazie, buonasera. Ciao Betty. Molto bene. Ora però voi vi state chiedendo, qui questa diretta durerà un'ora e ci sta parlando di come è entrato nell'ordine vampirico Don Webb e non ci racconta niente del vampirismo del Tempio di Set. E invece no, io voglio darvi un'idea sommaria della tecnica e della pratica del Tempio di Set, ma sarà impossibile in un'ora, anche perché probabilmente non sono la persona più adeguata a farlo in questa fase della mia iniziazione. Quindi vi raccomando di scoprirla leggendo questo libro, che tranquillita ha un livello di inglese medio che dovrebbe essere accessibile a quello di un italiano con un buon livello di studio, insomma. Ora, poi c'è caso e caso, però dovrebbe essere così. Allora, tornando a questo testo, in che cosa consiste? Ciclicamente, come abbiamo visto, la figura del vampiro domina i mass media. Troviamo vampiri nelle serie TV, nei giochi di ruolo, nei cosplay, nei videogames. E questo, come vi dicevo, non è un libro sugli usi e costumi dei succhiatori di sangue e degli assassini seriali, e non fornisce nemmeno la classica interpretazione psicologica di quello che è definito come vampiro psichico. Qui infatti non si tratta di perdersi nell'irrazionalità, ma di adottare un comportamento umano, quello che Ford definisce spiritualità predatoria in A Caro Magia Vampirica. Umano e non solo umano, perché se andiamo appunto a vedere Sekhmet, come nel mio ultimo articolo, beh, il comportamento predatorio, non soltanto Sekhmet, c'è tutta una serie di idee cacciatrice, perché io mi sono voluta concentrare, voglio continuare a farlo, su questa caratteristica nell'ambito del daimoniaco femminile, ma lasciando perdere questa mia ricerca personale, non si tratta di adottare, di sprofondare nell'irrazionalità, ma di riconoscere, gestire quello che è un comportamento del tutto umano, cioè l'essere predatori e anche imparandolo a gestire i doni
che tale attitudine riserva a quei pochi, e vi assicuro che sono veramente pochi, che hanno le caratteristiche necessarie per lavorare con questi archetipi, con queste, noi le chiameremmo maschere deifiche nella nostra corrente fordiana, appunto. Ma ora la curiosità non è poca, ma di che genere di iniziati si tratta? È vero che bisogna avere una certa apparenza fisica o come pensava Don Webb all'inizio? No, non è tanto questo. E nemmeno, non è una questione legata al genere, alla nazionalità, all'origine etnica, nemmeno alla classe economica d'appartenenza. Ma coloro che praticano il vampirismo possono essere riconosciuti da tutta una serie di segnali, qua loro distintive anche abbastanza particolari, che non sono da individuare in quello che uno indossa, ma bensì sono a livello sottile e vengono accuratamente descritti nel testo, e con un po' di pratica è semplice riconoscerli con un solo sguardo, afferma secondo le affermazioni dell'autore, sempre quando, attenzione, si era iniziato al vampirismo a volere tutto ciò, perché non è detto che sia così. E quindi che cos'è il vampirismo? È un sentiero spirituale. Sentiero spirituale, e nel caso è magico. Tale sentiero è adatto a persone che abbiano non tanto le caratteristiche che pensava Don Webb inizialmente, anche se sì, un forte carisma può essere, scoprirà anni dopo, come a tanti iniziati succede guardando indietro nel loro percorso, che ciò di cui c'è bisogno è altro. Ad esempio, essere persone estremamente pazienti, dotate di una grande forza di volontà, e che secondo lui, attenzione, questa è la definizione esclusiva di Don Webb, abbiano quattro caratteristiche principali: il desiderio, la forza, l'amore e la paura. Ora, dovremmo andare ad analizzare ognuno, e probabilmente ci vorrebbe un'ora o più, per analizzare il vero significato di che cosa significa, di desiderio, forza, amore e paura. Io vi anticipo subito che amore non è quello delle telenovele, ma neanche per sogno. Questo alcuni di voi per fortuna lo sanno già, che mi stanno seguendo, lo sanno già abbastanza bene. Ma purtroppo il tempo non mi permette di dilungarmi sul concetto, che troverete ampiamente spiegato, su questi concetti che troverete ampiamente spiegati nel libro, che io tra l'altro spero di poter tradurre in italiano e portare così alla conoscenza di un più ampio numero di persone. Ora, l'iniziato e l'iniziata dell'ordine vampirico devono percorrere in assoluta solitudine e nella più completa mancanza di certezze tutta la prima fase della loro iniziazione. Quindi, se siete il tipo di persona che ha bisogno di condividere, di relazionarsi, che se siete il tipo di persona che ogni giorno prende e scrive al proprio responsabile, al proprio punto di riferimento, al proprio, vabbè, ogni ordine lo chiama come preferisce, perché ha bisogno di continue conferme, molto probabilmente non fa per voi. In questo senso, cioè in ciò che precede l'entrata vera e propria nei rispettivi ordini vampirici, il percorso all'interno dell'ordine del fosforo e del tempio di Seth sono molto simili. In entrambi i casi si tratta di individui altamente indipendenti, capaci di prendere decisioni in autonomia, ma allo stesso tempo, quando se necessario, anche di lavorare in gruppo, ma soprattutto da soli. Ora, capirete bene che
Per realizzare questo, una componente imprescindibile è una grande volontà e costantemente tale volontà viene messa alla prova nel percorso stesso. Nel Tempio dei Set, chi intraprende il sentiero vampirico fa riferimento in ogni caso alla propria guida, cioè esiste una guida. E prima di terminare il suo percorso, lui o lei saranno a loro volta guida per altri iniziati. Quindi, che dire, un altro aspetto condiviso e molto difficile del percorso vampirico, attenzione, in tutta questa fase si utilizzano i miti di riferimento dell'iniziato nel sentiero vampirico, che sono diversi dalle maschere deifiche, per esempio il luciferianesimo, da quegli archetipi che normalmente si utilizzano in un'iniziazione, cioè demoni o quant'altro. Sono personaggi di film, come vi ho detto precedentemente. A un certo punto si rintracciano meglio, chi segue il percorso, le rintraccia meglio in produzioni, come vi ho detto, antiche, più oscure o realistiche. Un altro degli aspetti fondamentali e principali di cui magari potete essere curiosi, sto cercando di darvi gli strumenti per farvi capire se questo libro può esservi utile al vostro personale percorso o meno. Poi, se volete entrare in un ordine vampirico serio, dovrete rivolgervi naturalmente in questo caso al Tempio di Set. Per quanto riguarda l'ordine del fosforo, non E niente, dicevo, queste sono le caratteristiche essenziali. E perché? Perché a cosa servono? Beh, al seguente passo iniziatico, che è basato in quello che potremmo chiamare isolamento sociale. Questo non vuol dire andare a fare esattamente l'eremita, ma riflettere su tante cose che facciamo ogni giorno. A che serve? In buona sostanza a conoscere se stessi. Continuamente, per esempio, una cosa che facciamo tutti attraverso i social media è condividere i nostri pensieri, la nostra immagine in una miriade di fotografie e selfie. Tutto questo durante un periodo, secondo la scelta dell'iniziato anche per sempre, viene molto ridotto o totalmente eliminato dal praticante che si dedica alla ricerca interiore più che alla condivisione con il mondo esterno e ovviamente a apprendere tutta una serie di tecniche che sono qui descritte. E appunto viene molto ridotto, viene eliminato. E questo serve alla creazione di un pensiero proprio e di un proprio sistema magico, ad esempio. Ovviamente non è obbligatorio. Scusatemi un attimo, devo. Ok. Un attimo. È una cosa molto importante. Bene, dicevo, l'isolamento sociale è essenziale per questa ragione, perché in questo modo dà tempo all'iniziato di meditare sul proprio sistema magico, sul proprio pensiero. Naturalmente l'iniziato questo periodo e questo percorso lo sceglie lui e può abbandonarlo, non è che nessuno glielo impone. E io per esempio, non so se voi siete stati mai senza social media, o senza Facebook, senza Instagram. Da quando ho deciso di aprire, di portare avanti il progetto di Hecate Edizioni, io ho di nuovo Facebook. Precedentemente ho passato 2 anni senza, dedicandomi completamente ad altro, principalmente a scrivere e a tradurre, anche in quel caso, e a cose completamente diverse. Però è un'esperienza molto interessante perché le abitudini cambiano completamente i pensieri, il modo di relazionarsi con gli altri. È stata un'esperienza interessante, senza dubbio. Beh,
Serve tra l'altro anche perché in questo modo non si è dipendenti, si aumenta il grado di indipendenza e la propria potenzialità di sopravvivenza, in solitudine, diciamo, a prescindere dagli altri. Ora, tornando al metodo utilizzato dal Tempio di Set, si tratta appunto di un cammino antinomico, quindi non vi aspettate una passeggiata di salute, cioè è una passeggiata di salute nel senso che non c'è niente che porterà a rischio la vostra salute, ma in senso metaforico non è così facile come potete ben capire, le abitudini delle masse non sono incluse, a meno che non vi sia uno scopo ben preciso, no? Di qualche tipo. Si tratta di un libro che vi porterà a porvi domande, più che a offrirvi risposte, e vi proporrà una serie di esperienze che vi porteranno ancora a porvi delle altre domande sulla vita e sulla morte, sul vostro orientamento sessuale, sul vostro genere sessuale d'appartenenza, sul sesso, sui vostri valori personali, la vostra etica personale, sul controllo, sul libero arbitrio, sulla cultura, il senso della cultura. E persino e soprattutto sul vostro ruolo all'interno del sistema. Ora, questo libro, tra l'altro, inizia con una breve la parte pratica, con una breve introduzione sul mito del vampiro, che è molto utile alla costruzione di quella che nel luciferinesimo si chiama la maschera deifica, ma diciamo che all'archetipo con cui andrete a lavorare, o divinità con cui andrete a lavorare, o mito con cui, perché nella cultura pop ne potete trovare a sfare, con cui andrete a lavorare. Per il resto, da lì in poi, si tratta di un vero e proprio manuale, e per questo vi dico, è accessibile dal punto di vista della lingua, perché contiene istruzioni abbastanza semplici sullo scambio energetico. E allo stesso tempo, di conseguenza, è una vera e propria guida autoiniziatica di base ai metodi, alle idee, della spiritualità vampirica del Tempio di Set. Ora, io non posso entrare nel merito delle tecniche in questione, anche e soprattutto perché ne ho conoscenza teorica, ma le sto confrontando e sperimentando con quelle di Akkaru Magia Vampirica, e poi perché non voglio anticiparvi troppo al riguardo di questo testo, che è veramente indispensabile per chi si domandi che cosa sia il vampirismo, o soprattutto chi voglia confrontarlo con altri metodi. Adesso io vorrei vedere, sapere se c'è qualche domanda specifica, e nel caso in cui così fosse, se posso, io vi rispondo tranquillamente, e altrimenti, beh, si blocca purtroppo Rietta, lo so, la connessione è abbastanza lenta. E altrimenti, se non ci sono domande, io vi saluterei per stasera, raccomandandovi questo libro ancora una volta come un ottimo punto di modo di confrontare due metodologie diverse riguardo al vampirismo e per capire che cos'è il vampirismo sul serio. E poi, perché no, per imparare a praticare, sperimentare col vampirismo se sentite che il sentiero è adeguato. Se però volete entrare veramente nell'ordine vampirico del Tempio di Set, andate sulla pagina ufficiale e allora incomincerete tutto un percorso specifico. Vediamo un po'. Buonasera Nilu. E niente ragazzi, c'è qualche domanda? No, mi sembra di no. Beh, a questo punto io, a mio malincuore, se volete, anche un po',
vi saluterei e vi ringrazio per seguire queste dirette per il vostro interesse. Spero di poter tradurre e portare a disposizione di tutti questo testo prima possibile. Grazie a tutti e a presto.